Schindler, missione compiuta, seconda vittoria consecutiva anche al ritorno e si accede ai quarti di finale. Sì, seconda nei playoff e terza consecutiva dallo Statte, quindi già un passo avanti, dai. Siamo arrivati a tre vittorie consecutive, sì. Abbiamo passato il turno bene, sono contento per il lavoro svolto dalla squadra, ho rivisto finalmente una squadra con la S maiuscola. Quello che ci manca ancora purtroppo che dobbiamo limare è il cinismo sotto porta. Creiamo tanto, però purtroppo non abbiamo quella tranquillità, quella lucidità sotto porta per poi chiudere le partite quando è il momento di chiuderle. Ecco, il rientro in campo ormai da alcune settimane di giocatrici importanti, pensiamo a Nega, Alex Jana, anche a Carmen Bernardo, è una forma, diciamo, ritrovata, non che l'avesse persa prima, però insomma di Gabby Tardelli che ha ridato sicurezza sicuramente anche questa sera. Ci permette di affrontare anche un po' l'avversario storico della Lazio con maggiore consapevolezza? Assolutamente sì, infatti era questo che ho chiesto alle ragazze, vincere oggi in una certa maniera per acquisire quella sicurezza per poi affrontare la Lazio con più convinzione. Così è stato e quindi questo mi fa ben sperare. È un 50-50 o comunque loro partono favorite, lo diciamo magari anche per scaramanzia? No, per me loro partono favorite perché ci hanno eliminato dalla Coppa Italia, in gol ci hanno battuto 7-2, ci hanno due palloni d'oro in squadra, più favorite di così si muore, però noi abbiamo sempre dimostrato che siamo in grado, se vogliamo, di cambiare i pronostici. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a tutti quanti voi.